ragione, e quindi intervenire in questi luoghi precisi e contattare, affrontare direttamente queste persone, parlando direttamente e instaurando un discorso con queste persone per riuscire a capire le motivazioni, perché, per come, per quando, e quindi dare un contatto istituzionale a queste persone. Credo di non avere null'altro da dire. Poi per il resto, purtroppo la criminalità fa parte, è nata con il mondo, e quindi non riusciremo mai a estirpare il problema al 100%, però bisogna mettere in campo tutte quelle piccole iniziative che un ente locale è in grado di mettere in campo. È chiaro, e chiudo, questo è troppo lungo, che per risolvere alla radice, o tentare di risolvere alla radice questo problema, servirebbe un ordinamento di natura nazionale un po' più serio, nel senso che, come diceva anche il sindaco e anche il consigliere Chiodelli, purtroppo io non riesco a capire come la presenza di persone sul nostro territorio nazionale che non hanno la possibilità di dimostrare un alloggio, dove vivono, con quali mezzi si sostengano, io non riesco a capire come possano continuare ad essere tollerate sul territorio nazionale. È un discorso forse un po' cattivo, un po' rigido, però purtroppo poi ci rendiamo conto che le stesse persone di cui stiamo parlando sono le stesse che vanno a fare poi, per buona parte, a commettere questo tipo di reati. Si diceva che in alcuni rilievi fatti, controlli fatti alle forze dell'ordine, queste persone risultavano peraltro in regola con i permessi di soggiorno, naturalmente temporanei. E questa è la dimostrazione provata che probabilmente le leggi e le regole in Italia hanno un vulnus, hanno un vizio di forma che sta proprio alla base, perché se nonostante queste non abbiano dimora, un lavoro e una possibilità di mantenersi, hanno la possibilità però di avere un permesso di soggiorno, c'è qualcosa che non funziona, secondo me. Possiamo cominciare adesso con gli interventi del pubblico. Il microfono portatile. Sì, il nostro valente giornalista Enrico Di Bergamo, che è sempre presente, che parla da Valletta stasera. Grazie Cristiano Gamba. Buonasera. Prego. Prego. Allora, avete parlato fino adesso di telecamere, il casino delle telecamere, però scusate, qui a Barauda sono già già due volte con la macchina, a Barauda, con tutte le telecamere che sono in piazza, quello che sappiamo che le telecamere dice, non c'è un pannello in centrale o dalla polizia o dai carabinieri o dei vigili che stavano lì tutta notte a controllare. E vedono? O no? E lui deve mettere 50.000 telecamere e nessuno li controlla. Mettete qualcuno in centrale, vedete tutti gli schermi con le telecamere. E da lì uno di notte è controllabile. Che senso ha avere tutte quelle telecamere lì e nessuno che le controlla? O le controllano la mattina, ma la mattina cosa fanno? Lì deve essere qualcuno che sta lì tutta la notte a controllare. Non so, Grazie. Allora, spiegami, sì. Tutti i soldi li buttati via, perché scusa. Allora, facendo riferimento a quel caso specifico, è avvenuto... Guarda che un anno e due volte sono entrati con la macchina. Sì. A Barauda, Sì, sì. Allora, nel caso specifico... E non li hanno mai trovati. E sono le telecamere sono proprio lì davanti. Posso rispondere? Mettete lì qualcuno davanti alle telecamere? Ma di un pannello con le telecamere controllate in questo paese. Ma deve stare lì qualcuno di notte per qualcosa. Perché è inutile mettere le telecamere e lì davanti non c'è nessuno. Scusa, Dopo guardate voi, Fatevi una stanza con tutte le telecamere. Ok, grazie. Prego. Due domande alla volta, così lo chiudiamo. Sì, io mi rilascio al discorso del concittadino. Secondo me il sistema delle camere, delle telecamere funziona non tanto se è presidiato, ma se è in grado di rilevare
un'autovettura che è stata rubata, perché normalmente il LAD utilizza una vettura rubata, e quindi dovrebbe essere in grado di rilevare la targa, confrontarla con il registro delle vetture rubate. A questo punto la segnalazione deve essere automatica prima che avvenga l'evento criminoso, e quindi si sa che questa vettura sta transitando sul nostro territorio ed è stata rubata. A questo punto può utilizzare il territorio solo per il transito e potrebbe essere fermata se ci sono le risorse in quel momento disponibili a fermarla, e questa modalità consentirebbe anche di reperire le risorse finanziarie, visto che verrebbero fermate delle autovetture che non sono, che sono state sia oggetto di furto, sia che magari non sono assicurate, perché c'è anche il registro delle vetture che sono assicurate, dovrebbe esserci, no, c'è sicuramente, che è condiviso dalle assicurazioni. Questa qui dovrebbe essere la modalità che consente di fermare queste vetture o prima che avvenga il fatto criminoso, o comunque che consente di creare il fondo al fine di ampliare le postazioni delle telecamere, che consentono quindi successivamente all'evento criminoso di consultare sostanzialmente i dati. Però quello che è importante secondo me non è rilevare a posteriori il furto, perché quando vediamo una macchina che sappiamo che è stato rubato un mese fa a Treviglio, sostanzialmente la visione dell'immagine non porta nessun valore aggiunto o quasi zero. Il discorso è: la mia telecamera posta in via Piatti alle ore 18 rileva una vettura che transita, che è rubata, mi attivo, perlomeno sto presidio in orari diversi del giorno, mi attivo per fermarla, e a questo punto faccio un incasso in qualche modo, se questo non ha commesso niente, sono in grado di in qualche modo attivarmi per vedere se sta andando a commettere qualche cosa. Perché, ripeto, la registrazione a posteriore di una vettura rubata credo che non porti a nessun valore zero. Allora, in merito al caso appunto che è avvenuto al Baraonda, a Bar Baraonda, abbiamo visto che è avvenuto in 45 secondi, 50, cioè un minuto e mezzo. È avvenuto nella notte, quando passavano quell'ora, sì. È avvenuto nella fattispecie perché non c'erano neanche dei vincoli fisici che potessero impedire lo sfondamento. Nella fattispecie abbiamo sfondato dei vasi, ma non erano fissi, erano morti. Hanno aperto anche tempo lì a sfondare i vasi lì. Ok. Anche hanno fatto una cosa veloce. No, è durato un minuto e mezzo, non di più, veramente. Qualcuno vede che controllavano le telecamere, ti mettono su. Nella fattispecie, le telecamere sono diverse, sparse sul territorio, e pensare di fare un presidio su tutti i punti osservati insostenibile. È scritto che le telecamere che ci sono qua in paese, è una stanza di monito e di notte fa di uno controllare. Scusa, vede qualcosa, tanto, carabinieri arrivano subito, si può dire, o no? Potevi aspettare la mattina per guardare, potevi aspettare la mattina per guardare la registrazione. Questo comporterebbe ovviamente individuazione di risorse che al momento non sono di là. Ci va dato un consiglio, perché è inutile avere un casino di telecamere che non servono niente. Allora, perché devi guardare il video, alla mattina, se uno di notte più guardi i video, alla mattina così sono in grado di... Sì, certo. I carabinieri... O collegatevi con i carabinieri, collegatevi sì. Con la polizia. Sì, il fatto che nessuno si prende la briga, nessuno ha la risorsa per guardare il filmato al continuo, esatto. E quindi non è purtroppo.